È stata ancora la diga per figli uno dei punti salienti del Consiglio Comunale di questa sera a Lavagna. Si era aperto con l'intenzione da parte sua di sospendere l'adesione all'accordo di programma che è stato siglato nel 2013. Com'è andata? È andata che a seguito della delibera dello scorso Consiglio Comunale noi ci siamo porti nei confronti della città metropolitana con fare costruttivo, con fare collaborativo e anche propositivo. Però nulla di questo è stato accolto, è stato dato un incarico ad un soggetto diverso da quello a cui avevamo già chiesto un inquadramento, avevamo proposto un testo di delibera che comprendesse un più ampio intervento da parte del consulente, avevamo addirittura indicato degli esami che c'erano stati ovviamente indicati dal DISTAV, che è l'Università di Genova. Nulla di questo è stato accolto. Allora, a questo punto, la proposizione che avevamo fatto di sospendere l'adesione all'accordo di programma, di concerto con il nostro legale, che è l'avvocato Luigi Cocchi di Genova, abbiamo deciso a questo punto proprio di recedere dall'accordo di programma. Quindi la classica spallata. Lei ha detto diamo una spallata e alziamo il tiro. In che modo, sindaco? A questo punto comunichiamo di recedere da un accordo di programma. Alcuni colleghi sindaci di comuni limitrofi come Cogorno e Carasco mi hanno già espresso vicinanza e disponibilità a intervenire nello stesso modo, per cui chiederemo a Città Metropolitana finalmente di prendere atto che i comuni che devono subire questo incredibile intervento invasivo quanto inutile, finalmente chiedono di andare a rivisitare la situazione nella sua reale realtà. E al tempo stesso prevedere quelli che sono gli interventi veramente utili, non inutili, dannosi e soprattutto in grande spregio al bene che è la piana da lentella. Un'altra richiesta è stata avanzata nel contesto del Consiglio Comunale. Le si chiedeva di revocare la delibera di giunta fatta a suo tempo, appunto, sulla costruzione della diga per fili. Sì, è così. Mi si chiedeva di agire in via di autotutela per due delibere di consiglio comunale che erano state espresse in precedenza. Io ho ritenuto di agire in maniera anche qui prudente, perché a questo punto è bene fare passi monitorati e al tempo stesso legittimi, e quindi mi riservo ovviamente di confrontarmi per vedere che sia un percorso che possa essere di aiuto al recesso dall'accordo di programma e non sia invece un atto o un'azione che possa essere di danno all'iter amministrativo che abbiamo individuato e che ci è stato indicato dal nostro legale. Ecco, una delle perplessità che si ha e si sente in giro per la città, ma soprattutto sugli argini, diciamo così, è che la sospensione dell'accordo di programma, di cui lei ha chiesto appunto la revoca, riguarda il secondo lotto, cioè riguarda il lotto che va dal Ponte della Maddalena a San Salvatore e a Carasco. Questo non impedirebbe la costruzione nel primo tratto che riguarda appunto la Foce e Lentella, però lo renderebbe inutile, sindaco. L'accordo di programma riguarda interventi su tutta la piana dell'Entella, interventi che ricordo erano stati ideati in un ambito che oggi non esiste più, uno per tutto il prolungamento di Viale Casman, oppure prendere ancora in considerazione un depuratore su Sponda Lavagna che chiaramente è al di fuori del perimetro operativo che si sta ideando in questi giorni e nei prossimi mesi, speriamo. Per cui tutte queste opere sono correlate. L'avvocato ritiene
ritiene che recedere da quell'accordo di programma per noi è l'atto decisivo e noi ovviamente ci affidiamo alla competenza e alle indicazioni del legale che abbiamo scelto per assisterci in questo delicatissimo passo che da tanto tempo sta coinvolgendo così tante persone con esiti per adesso veramente nefasti.